parliamo di prodotti alimentari campani, cioè quelli prodotti nel nostro territorio, se hanno le stesse difficoltà che hanno prodotti tipo le polle tossine in Germania, qualcosa per questo. Cioè, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo boicottare questo problema. Io sarò brevissimo su questa cosa, io non ho dati, diciamo, diretti di quali ne posso dire con precisione qual è la situazione, ma un po' facilmente la sua immagine. Diciamo che ci sono delle zone che sono proprio già contaminate. Le zone le avete viste, mi dispiace, non so se sono ancora esatte, sono delle slide chiarificatorie dove sono confinati qui i rifiuti, evidentemente in quelle situazioni. Io dico solo per una cosa, è un messaggio, allora io non sono più, ho fatto l'università con l'esame di farmacologia. Allora ricordatevi una cosa, nel terreno più contaminato che voi potete considerare, se voi vi cibate della verdura più contaminata, fa meno male quel tipo di verdura che la carne che viene da tutte le cose, perché per esempio io sì, sia pure della carne. Purtroppo le piante hanno la brutta abitudine di anche metalli pesanti, quindi il rischio potrebbe essere legato ai metalli pesanti, ma se uno fa un'alimentazione particolare, ricca di vitamina C, non dovrebbe, ma riduce tutto il numero di tutto il rischio possibile di facile. Adesso può sembrare quasi che stia facendo una filosofia su questo mondo, ma forse il nostro banco dovrebbe andare ancora meno. È stato dimostrato scientificamente che chi prende, chi è in comunione con lui, chi è in armonia, che ha pacificato il suo cuore qualsiasi temperamento, ha comunque una difesa in più rispetto alle aggressioni che vengono dall'esterno. Stiamo in una zona fortemente, diciamo, rischiosa da questo punto di vista, però ognuno di voi può difendersi anche in questo momento. Spero che possa essere stata soddisfacente, ma non ho i dati precisi. È chiaro che c'è un rischio, è evidente che c'è un rischio, è evidente che se io ho un terreno dove è stato. Beh, chiaro, ci sono dei depositi di materiali particolari, non parliamo di cose negative, è evidente che il materiale, addirittura le informazioni, non vengono neanche date, è materiale altamente contaminato. Il signor D'Andrea ha scritto parlare, questo è semplice. Prego, attimo. Una settimana buona a due ore a casa e poi io, prima delle conclusioni, vi do una parola a tutti di quello che hanno detto gli esperti. Prima ringrazio il sindaco e tutti coloro che hanno organizzato questa seduta, io i relatori chiaramente che ci hanno illustrato con molta chiarezza ciò che è in evidenza e ciò che dovrà essere fatto. Ma volevo dire una parola a conclusione, mi ha sostenuto ciò che hanno detto i relatori, perché io un approfondimento che ho fatto una decina d'anni fa e che ho trovato la mente che ho portato con me agli esercizi, pensando a cosa devo dire stasera, ho trovato questo. E noi parliamo di ecologia, soprattutto dobbiamo dire che siamo un grande sistema, cosiddetto ecosistema, dove tutto è unito. Ma una volta che viene meno una componente, si rompe questo ciclo di unità. Sappiamo benissimo che il 5% della popolazione statunitense da sola produce un quarto di tutte le emissioni di anidride carbonica presente nell'atmosfera. Quale grande responsabilità abbiamo come uomini e anche come comunità. E allora prevenivo forse 10 anni fa ciò che hanno detto i professori stasera, usando un linguaggio ovviamente un poco diverso, e dicevo fare anche dell'ecologia una spiritualità. Con due termini. Uno, l'efficienza. Che intendevo dire con efficienza?
L'efficienza è la capacità di razionalizzare al meglio le risorse dell'ambiente, riducendo lo spreco e il conseguente accumulo di rifiuti. Non è quello che hanno detto stasera loro. E in più la sufficienza. Vivere, cioè, sta gioiosamente sotto il segno dell'essenzialità. E chi dico io oggi vive più sotto il segno dell'essenzialità. Non è un esercizio, attenzione, di perfezionismo spirituale questo. Non si tratta di difendere una natura sacralizzata, ma un creato da coltivare e da custodire. La salvaguardia del creato richiede rinunce, alle quali siamo poco disposti. Solo così sarà credibile nostro annuncio come annuncio di amore per la vita. Ci sforziamo tanto da poco, tante volte anche come chiesa, contro la morte, a difesa della vita, eccetera, ma parte da questo. Non siamo capaci, non siamo disposti a rinunciare e allora noi non siamo neanche amanti della vita. Mi auguro che da questo convegno, nasca meglio il desiderio di saper rinunciare, come dicevano anche i professori questa sera, saper custodire tutti e coltivare ciò che Dio ci ha dato. Grazie, buona serata, continuo, proseguo e scusatemi, ma ripeto, ho esigenza di